Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Vince e se vi dicessi che c'è una buona notizia per il Mini 2? Ebbene sì, il Mini 2 presto potrebbe avere un concorrente da casa Fimi. Infatti è un rumors veramente insistente in questi giorni che un drone sotto i 250 grammi di casa Fimi potrebbe uscire veramente a brevissimo. Tant'è che è stata pubblicata anche l'applicazione sul Play Store di Android Fimi Navi Mini. E l'andremo a vedere proprio adesso nel dettaglio, per quello che possiamo guardare ovviamente a drone non connesso, ma cerchiamo di capire quali sono le prime cose che ci vengono fornite, i primi dettagli. Dovrà essere per forza un drone inferiore ai 250 grammi per concorrere ovviamente al bene amato Mini 1, Mini 2. Questa notizia l'ho avuta piacevolmente guardando En On The Road sul suo canale YouTube. Se non lo conosci, vai subito in descrizione e iscriviti al suo canale, perché ieri ha pubblicato questo video dove mostrava quindi un po' l'applicazione. Ho deciso di farlo anche io per portarvelo sul mio canale. Potrebbe essere interessato a questa notizia. Io la ritengo un'ottima notizia perché la concorrenza fa sempre bene. Ma quindi adesso andiamo a fare subito un excursus della nuova applicazione per questo drone, che si preannuncia essere una piccola bomba, anche perché il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 250-300 euro circa. L'applicazione, come state vedendo dalla schermata del Play Store, è Fimi Navi Mini. Come vedete io l'ho già installata. Andiamo ad aprirla e vediamo come si presenta questa app. Ci dirà di inserire un device. Ovviamente non abbiamo device da inserire in questo momento. In alto a destra si può andare a scegliere la lingua, inglese o cinese. La regione la possiamo andare a selezionare e quant'altro, vedere gli update eccetera eccetera. Andiamo subito però con scritto enter device, e la prima cosa che mi piace veramente tanto è questa. Premesso una cosa, non ho mai usato un drone Fimi, è la prima volta che io guardo l'applicazione per un drone Fimi, quindi non so le similitudini che ci sono con un'applicazione rispetto agli altri droni Fimi, quindi scusatemi ma non sono preparato su questa cosa. Concentriamoci su questa applicazione, magari scrivetemi qui sotto nei commenti se ci sono cose uguali o differenti rispetto alle altre applicazioni degli altri droni, chiaramente. Quello che mi viene balza subito all'occhio è una pre-flight checklist. È un po' quello che ho pubblicato io in uno dei miei ultimi video, una sorta di checklist da fare, e loro la inseriscono qui nella applicazione. Infatti la cosa importante che loro ti fanno settare subito è l'altezza del return to home e cosa fare nel caso in cui il drone si dovesse disconnettere, il fail safe, quindi se il drone resterà in hovering in quel punto, se dovrà atterrare oppure se effettuare il return to home. Anche questo è un argomento che ho già trattato nei miei video, te lo lascio nelle schede se non l'hai visto, perché è molto importante sapere cosa fare con queste tre modalità. Ovviamente l'aircraft battery, il power e l'SD card ce la fa formattare da lì, e questa è la prima flight, diciamo, una parte di checklist che siamo andati a vedere. Cosa abbiamo qui in alto? Ovviamente la home a sinistra del Fimi Mini ci dice che ovviamente il drone è disconnesso. Tutte le altre impostazioni chiaramente non possono essere visualizzate perché non c'è il drone connesso, ma andiamo a vedere nella parte delle impostazioni e vediamo cosa viene fuori se noi ci andiamo a cliccare. Quindi vedete, siamo nella prima parte, nella parte di con la figura del drone, come state vedendo, e vedremo di impostare il limite della velocità di volo, il limite della distanza, il limite dell'altezza e anche l'altezza di return to home. Anche qui in questo punto si può abilitare o disabilitare la beginner mode, si può attivare o disattivare la sport mode, il precise landing e l'indicatore dell'aircraft, ovviamente di dov'è il nostro quadricottero. Ci farà vedere anche la possibilità di fare una calibrazione del compass, come prima scegliere il file safe, e qui possiamo anche scegliere l'home point. Se l'home point è
dinamico, quindi assieme alla nostra posizione con radiocomando, si può scegliere tra il long point dinamico e il punto home che viene registrato all'inizio quando decolliamo. Ovviamente è comodo avere un punto di home dinamico quando, ad esempio, noi siamo, non so, mi viene in mente una barca, ci stiamo muovendo, stiamo filmando con il drone. Ovviamente la barca si sposterà rispetto al primo punto in cui il drone è decollato, e quindi l'home point si aggiornerà in automatico in base alla posizione in cui noi ci troviamo, per non ritornare al primo punto registrato in partenza, che potrebbe essere tranquillamente a 3 km di distanza ormai. Si può effettuare un tuning, diciamo, dei vari controlli, la sensibilità e quant'altro. Si potrà vedere ovviamente a drone connesso anche questo. E passiamo al secondo tab, quello che riguarda la fotocamera. I parametri possono essere selezionati in automatico oppure in manuale. Il formato delle foto, qui su questa applicazione ci viene dato sia il DNG o il JPEG. Staremo a vedere poi se, quando uscirà veramente questo drone, avremo tutte queste possibilità o sono lì perché magari altri droni in futuro si potranno connettere, ma questo è quello che stiamo guardando qui. Si può regolare il white balance, il color, il metodo di metering, che non è altro che come l'esposizione viene misurata dall'obiettivo, un po' come le reflex. Immagino che ci sarà un punto spot, un punto di media ponderata al centro e un punto su tutto il sensore, ma questo è un argomento un po' tecnico che affronteremo magari in un video futuro. Però insomma, qui ce lo dà e mi sembra una buona cosa. Così come impostare le varie griglie, che possono essere la classica regola dei 4/3 oppure anche le diagonali e il punto centrale. C'è la parte sull'SD card, la formattazione dell'SD card, come state vedendo, e andiamo ancora sotto, che andiamo a vedere che riguarda la calibrazione del radiocomando. Difatti, se ci andiamo sopra, vediamo joystick mode 1, mode 2, mode 3. Questo ci consentirà di scegliere tra i tre modi diversi su cui avere il nostro radiocomando. Andando ancora sotto, troviamo il discorso per calibrare la gimbal e anche quanto. E sicuramente questi sono tutti i parametri di calibrazione di fino della velocità del gimbal, un po' come c'è nel Mini 2, con tutti i parametri che si vanno ad impostare per avere una migliore escursione del nostro movimento del gimbal quando andiamo ad effettuare i nostri filmati, per personalizzarcelo nel miglior modo possibile. Sotto ancora abbiamo il monitoraggio della batteria, vedete le tre celle e ovviamente tutto quello che ci può dire, come quanto tempo rimane alla fine della carica, i cicli di batteria, la temperatura, eccetera eccetera. Ci sono tante informazioni, anche cosa fare se la batteria si sta scaricando, quindi ritornare, effettuare il return to home oppure atterrare quando non abbiamo più batteria, quindi scegliere se return to home o atterrare in quel punto. Chiaramente sempre meglio fare un return to home per quanto mi riguarda. Andiamo a vedere, si può vedere i flight record. Si può scegliere l'unità se metrica o imperiale, la mappa se utilizzare Google Map o A-Map. Questo per quanto riguarda questa parte qui di drone. Ovviamente si può andare a vedere se abbiamo dei file salvati, ma chiaramente adesso non lo abbiamo attivo e non possiamo andarlo a vedere. Un'altra cosa interessante invece è qui, e se andiamo a cliccare proprio sulla mappa qui in basso a sinistra, si aprirà questa schermata e andremo a cliccare segnalino qui in basso a destra. Ci fa vedere delle modalità di volo intelligenti, che non so se saranno poi quelle definitive per il Fini Mini, però ve le mostro. C'è la modalità Tap Fly, c'è il volo a waypoint, c'è lo Smart Track, c'è il volo a orbit, il volo a spirale. Abbiamo anche la Cinematic Mode, che si può attivare. Abbiamo la modalità Tripod, il Curse Lock, la modalità Fixed Wing, quindi volo ad ala fissa, e questo che sinceramente non so cos'è, magari se lo sapete voi è una modalità forse di, non so, di sicurezza, non ne ho idea. Magari se voi che utilizzate già questa tipologia di droni c'è già questa impostazione, dico la verità non lo so, quindi magari scrivetemelo qui sotto nei commenti per completezza un po' agli altri utenti che stanno guardando questo video.
Thank you.